Continuano le proteste a Tel Aviv, familiari e amici chiedono la liberazione degli ostaggi, ma l'accordo è ancora lontano. A Gaza continuano i combattimenti, viaggio in Medio Oriente del ministro Tajani. A Belgorod esplode un aereo e i russi accusano Kiev di aver abbattuto un velivolo su cui c'erano 65 prigionieri di guerra ucraini. Kiev smentisce, a bordo c'erano missili. Botta e risposta Meloni, Schlein alla Camera per la segretaria Dem. L'autonomia delle regioni è il colpo finale per la sanità pubblica. La Premier difende le scelte del governo. All'attacco di Meloni anche Conte sul patto di stabilità. I funerali di Gigi Riva a Cagliari. Migliaia di persone hanno partecipato alle esequie celebrate dall'arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI, Monsignor Baturi, che ha ricordato la grandezza e la generosità del campione. Arriva Play 2000, la piattaforma dove vedere tutti i contenuti di TV 2000 e TG 2000. Si possono ascoltare anche i podcast di In Blu 2000. L'applicazione si può scaricare gratuitamente. Le 18:28, ben ritrovati negli studi del TG 2000. Nessun passo avanti dunque nelle trattative per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Intanto la situazione della popolazione nella striscia peggiora di giorno in giorno. Il segretario generale dell'ONU parla di distruzione senza precedenti. Leonardo Possati. Da giorni manifestano per le strade di Tel Aviv. Le donne di Israele non fanno sconti a Netanyahu. Shoham ha 29 anni e combatte per riportare a casa gli ostaggi. Chiediamo al governo di fare tutto il possibile per liberare uomini, donne, anziani e bambini che sono ostaggi di Hamas a Gaza. Vengono torturati, violentati. Dobbiamo riportarli a casa. Liberazione degli ostaggi che, secondo le fonti della difesa israeliana, verrebbe chiesta anche dagli abitanti di Gaza, che oggi avrebbero manifestato esortando Hamas a terminare la guerra stringendo un accordo con Israele. Un accordo tuttavia al momento lontano. Hamas accetta negoziati solo in cambio di un cessate il fuoco completo e globale. Netanyahu, oggi parlando alla Knesset, invece ha ribadito la volontà di combattere fino alla vittoria completa e assoluta su Hamas. E così i combattimenti nella striscia di Gaza non cessano. A Khan Yunis oggi sono morte diverse persone in fuga nelle vicinanze dell'ospedale Nasser, colpite dall'artiglieria israeliana. Sotto assedio anche il complesso dell'università di Al-Aqsa. Le forze israeliane, scrive il Jerusalem Post, dal 7 ottobre hanno neutralizzato 19.000 miliziani palestinesi. Intanto, i soccorsi umanitari sono stati bloccati al valico di Qassem Shalom da manifestanti israeliani, tra cui molti parenti degli ostaggi. Nei campi profughi la situazione è allo stremo, come racconta Faten, madre di 8 figli. Non esiste più un posto sicuro. Ovunque ci sono distruzione e morte. Ho paura per i miei figli. Non dormiamo da giorni. Altro fronte è quello della Cisgiordania, dove 35 palestinesi sono stati arrestati. La tensione è al limite e ogni giorno si contano attacchi da parte dei coloni ebrei contro i palestinesi. Ma per le ultime dal Medio Oriente colleghiamoci con la corrispondente da Gerusalemme. Eccola, Alessandra Buzzetti, a te, buonasera. Buonasera, rimane molto tesa anche la situazione sull'altro fronte diretto di questa guerra, che è quella sul confine con il Libano. E oggi a Beirut è stato in visita il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha detto che l'Italia sostiene con convinzione la proposta americana di fatto di allargare il confine di 7-8 chilometri, che cioè allargare la fascia dove appunto adesso è in missione, in particolare appunto il contingente italiano con l'UNIFIL, proprio per evitare le tensioni tra Hezbollah e Israele. Il ministro degli esteri italiani poi arriverà questa sera qui a Gerusalemme, andrà anche a Ramallah domani a incontrare il ministro degli esteri palestinesi e poi anche quello israeliano Kanz. Oggi è stato David Cameron invece a incontrare Kanz, ma anche avere un faccia a faccia con il premier Netanyahu. Il ministro degli esteri inglese ha ridetto a Netanyahu che bisogna mandare più aiuti umanitari all'interno di Gaza, ma ha anche parlato della Gaza del post, della Gaza post bellica, e chiaramente ha
ricevuto un altro no da Netanyahu all'ipotesi che possa essere l'autorità palestinese a governarla quando l'esercito israeliano si ritirerà. Cameron poi volerà in Qatar, il Qatar che è un paese che sappiamo essere il principale mediatore con Hamas in questo momento, ma anche essere un paese, secondo tanti analisti, non solo israeliani, responsabile di fatto anche di questa escalation. È convinto Igal Carmon, che è un analista che abbiamo incontrato nel suo ufficio qui a Gerusalemme. Allora ascoltiamo questa intervista. È chiaro che Israele è in trappola, non c'è una via di uscita. In caso di un cessate il fuoco o di un ritiro dell'esercito, secondo lei Hamas si fermerà? No, continueranno a sparare e implementare quella che definiscono la vittoria, che vittoria non è perché è sulla pelle della loro gente. Questa guerra non avrà fine, a meno che non faremo il passo strategico di eliminare il Qatar. Nell'ufficio di Gerusalemme di Gal Carmon c'è una grande foto che immortala l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, lussuosamente ospitato da Hania Doha. Tra i due il diavolo più pericoloso è l'emiro, secondo Igal Carmon, una lunga esperienza nell'intelligence israeliana, il primo a prevedere l'attacco di Hamas del 7 ottobre, presidente di un istituto di ricerca di analisi geopolitica corredata da documenti spesso inediti, come quelli che proverebbero un importante flusso di denaro negli anni scorsi destinato dal Qatar al premier Netanyahu. Solo chi può essere comprato può pensare di poter comprare uno psicopatico e fanatico come il leader di Hamas a Gaza, Sinwar. Ma Hamas significa Qatar, che ha creato dal nulla una piccola organizzazione in una forza militare con miliardi di dollari, che Netanyahu ha permesso entrassero a Gaza pensando di poter comprare Hamas e impedire i negoziati con l'autorità palestinese. Il Qatar è uno stato che sponsorizza i terroristi, non solo di Hamas, ma anche di Al-Qaeda, dell'ISIS. Non vuole un Islam moderato. Sta provando una modernizzazione l'Arabia Saudita, certo in un modo autoritario, ma pensiamo ad Ataturk in Turchia. Tra le condizioni dell'Arabia Saudita per un coinvolgimento in una soluzione del conflitto, tra cui uno Stato palestinese, ma ce ne sono diverse, è che gli Stati Uniti tolgano la loro base di comando centrale dal Qatar, perché è quella la vera protezione del Qatar. Spostiamoci sull'altro fronte di guerra. Un aereo da trasporto militare ha abbattuto stamattina nella regione russa di Belgorod. Secondo Mosca, sul velivolo c'erano 65 prigionieri di guerra ucraini, una versione smentita da Kiev. Marco Burini. Caduto, abbattuto, comunque perduto con il suo carico di vite umane. L'Ilyushin, esploso stamattina vicino a Belgorod, città russa al confine con l'Ucraina, trasportava 9 persone di equipaggio e 65 prigionieri di guerra ucraini, dicono i comandi di Mosca, che accusano Kiev di averlo centrato con 2 missili. Lo Stato Maggiore ucraino non nega, ma sostiene che trasportava missili S-300 verso le basi da dove i russi attaccano Kharkiv, che proprio ieri è stata duramente colpita, almeno 8 morti, tra cui una bambina di 8 anni. Comunque, dopo il fatto dell'aereo, lo scambio di prigionieri previsto per oggi non c'è stato, mentre questa maledetta guerra, che tra un mese fa 3 anni, si fa sempre più viscida, infida. La mobilitazione anima la discussione in Ucraina. Zelensky ha scaricato la rogna al capo dell'esercito Zaluzny, che da parte sua ha snobbato la propaganda governativa sulla controffensiva e riconosciuto lo stallo nel conflitto, che i generali affrontano sempre allo stesso modo: più armi, più uomini. Per il capo di Stato Maggiore dell'esercito britannico, Sanders, i sudditi di Sua Maestà devono tenersi pronti a combattere contro la Russia perché i soldati in servizio sono pochi. Anche i comandi militari olandesi e tedeschi evocano la mobilitazione generale. Ed è arrivato un nuovo appello alla pace da parte di Papa Francesco durante l'udienza generale. Si fermino le armi, dice Bergoglio. Paolo Fucili. Mai giustificare le logiche dell'odio e della violenza. Perché negano la nostra stessa umanità. Francesco lo dice all'udienza del mercoledì, pensando a sabato, giorno della memoria delle vittime dell'Olocausto, e a quanto accade ancora oggi. Imploro tutti, specialmente chi ha responsabilità politica, a custodire la vita umana mettendo fine alle guerre. Si fermino le armi, siano soccorse le popolazioni stremate, chiede il Papa in Terra Santa e nella martoriata Ucraina. Udienza dedicata al vizio dell'avarizia, il patologico accumulare che ricorda Francesco, un uomo argentino ricchissimo che all'anziana madre malata neanche dava un vasetto intero di yogurt. Risparmiare mezzo yogurt. Così è l'avarizia.
Avari, però non sono solo i ricchi, spiega il Papa, e comunque ammonisce tutti. Per quanto una persona accumuli beni in questo mondo, di una cosa siamo assolutamente certi, che nella bara essi non ci entreranno. Decisi contro ogni forma di antisemitismo, così il segretario di Stato Vaticano a margine della commemorazione del cardinale Consalvi. Parolina è intervenuto anche su altre questioni, lo sentiamo con Luigi Ferraiuolo. Io penso che dobbiamo essere molto decisi contro ogni forma di antisemitismo, ecco, che purtroppo sta risorgendo, che purtroppo sta risorgendo anche legato alle vicende di Gaza, ecco. Non c'è nessuna ragione che possa giustificare diciamo, un fenomeno del genere. Vanno riconosciute le ragioni dei palestinesi. Con queste parole il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Pietro Parolin, ha commentato l'attualità a margine dell'omaggio a Ercole Consalvi, più famoso diplomatico della Santa Sede, per i 200 anni dalla morte al Pantheon a Roma. Sulla possibile elezione di Trump alla Casa Bianca, Parolin ha detto: è un gioco interno evidentemente all'America. Io credo che noi non dobbiamo assolutamente intrometterci. Noi speriamo sempre che queste elezioni, ecco, siano uno strumento per assicurare il benessere di tutti. Sull'autonomia invece il segretario di Stato Vaticano ha osservato che è questo un modo per diventare più solidali, perché l'Italia possa diventare più solidale, ecco, perché ci si possa aiutare reciprocamente, sapendo anche del grande divario che c'è, no? Tra una parte e l'altra d'Italia. Ecco, se è questo, benvenuto, se non è questo c'è veramente da chiedersi se vale la pena percorrere questa strada. E a Montecitorio la Premier Giorgia Meloni ha risposto a una decina di interrogazioni su temi diversi, dalla posizione italiana sul Medio Oriente alla sanità, passando proprio per le politiche per il Sud. Augusto Cantelmi. In attesa di quello televisivo e duello Meloni-Schlein nell'aula della Camera nel corso del Question Time, il tema è quello della sanità in un duro botta e risposta. Per la segretaria Dem, con l'autonomia arriva il colpo finale per la sanità pubblica, mentre Meloni difende le scelte del governo. E non le dirò perché non l'avete fatto voi. Le dirò, collega Schlein, che considero un'implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete stati al governo. Grazie per fidarvi di noi, grazie per fidarvi di questo governo. E le farei anche un'altra domanda, ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri? No, mi faccia capire, perché io ero stata più delicata di lei. Non ho citato l'anno in cui è stato adottato quel tetto alla spesa che si rifà ai livelli del 2004. Ha ragione lei, era il 2009 e sa chi era ministro di quel governo? Lei era ministra di quel governo. Quindi questo specifico problema l'ha creato lei. Ma non soltanto Schlein, all'attacco della Premier anche il leader dei 5 Stelle Conte sul patto di stabilità. Si poteva fare di più, per Meloni invece si è ottenuto il massimo. E perché in questo anno di governo abbiamo dimostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali era finita. Lei tutto quello che tocca distrugge. Ci fa una cortesia? Concluda. Faccia anche meno. Può essere che farà meno danni e gli italiani saranno grati. Decine di migliaia di persone ai funerali di Gigi Riva sulla bara, le maglie del Cagliari e della nazionale italiana. Beatrice Bossi. Lascia lo stadio del Cagliari per l'ultima volta Gigi Riva prima di essere accolto da una folla immensa alla Basilica di Bonaria. Applausi e sciarpe rosso-blu per Rombo di Tuono, condottiero di una squadra, padre di tutta la Sardegna e capocannoniere ancora in carica della nazionale italiana. Lui aveva questa qualità di essere così umano, così persona per bene, perché poi la sintesi di tutto è che era una persona per bene. Funerali solenni per lui, privati e senza telecamere per volontà della famiglia. In chiesa, rappresentanti dello sport e delle istituzioni, amici ed ex compagni di squadra. Sul piazzale tutta la sua gente assiepata, con le lacrime agli occhi, ascolta l'omelia dell'arcivescovo della città, Monsignor Baturi. Corri di nuovo, caro Gigi, e tendi ancora quelle tue lunghe braccia al cielo. Corri
e guarda in alto. Sulla bara, tra i fiori, le maglie numero 11 della Nazionale e del Cagliari. Il monumento del calcio italiano riposerà per sempre al cimitero monumentale di Cagliari. Tornerà la voglia di sognare. Continuiamo adesso il nostro racconto della strada, questa sera da Milano. Raffaella Frullone, assieme ai volontari del progetto Arca, ha raccolto le testimonianze di chi non ha una casa e trascorre le sue notti al freddo. Siamo in via San Martini a Milano, a pochi passi dalla stazione centrale, nel magazzino di Progetto Arca. Da qui, 5 sere a settimana, 12 mesi l'anno, partono le unità di strada. Questa sera viaggeremo con loro e chiediamo cosa è stato caricato sui furgoni. Cibo, pasti caldi, tè e genere di prima necessità. Li distribuiremo ai nostri amici che vivono in strada. Non abbiamo la pretesa di risolvere i loro problemi complicati. Quantomeno portiamo un minimo di conforto, anche perché fa piuttosto freddo. I volontari sono un piccolo esercito, molti di loro arrivano qui direttamente dopo una giornata di lavoro. Noi siamo pronti, possiamo partire. La prima tappa è la stazione di Cadorna. Beh, bello, a posto io? Sì. Io credo nel gesto numero uno, lui. Continua così. Allora è questo che manca, il contatto umano e il fatto che hanno tagliato i fondi con la società. Chiediamo come mai queste persone non vanno in dormitorio nonostante il freddo. In una cosa così non saprebbero neanche starci. È tempo di ripartire, destinazione Sant'Eustorgio. Ci segnalano un uomo tra i 50 e i 64 anni, che di solito hanno avvistato qui attraverso una segnalazione dei cittadini del comune di Milano. Quando arriviamo troviamo soltanto il giaciglio vuoto, dove i volontari lasciano comunque il kit conforto e ci si sposta di nuovo ancora più in centro. Buonasera. Signore, un po' di tè caldo? Io poco. No, c'è stasera. No, io lo so un poco. Lo vuoi tu il tè strano? Poco. Ok, morto. Stasera c'è la lasagna. A piedi ci si avvicina al Duomo in cerca di un gruppetto che però questa sera non è presente. Queste sono persone, come detto prima, che sono state abbandonate e dimenticate. Il fatto che qualcuno si ricordi di loro, anche per un momento, è tanto. I 30 km orari non possono valere ovunque in città e ogni deroga deve essere motivata, lo dice una direttiva del Ministero dei Trasporti dopo la decisione del sindaco di Bologna di fissare il limite di 30 km orari nelle strade urbane. Antonella Mazzateruel. Annunciata ieri sera con una nota del Ministero dei Trasporti, la direttiva sui limiti di velocità nei centri urbani è stata inviata già oggi all'ANCI, che apprezza l'invito al confronto, ma ritiene che siano i sindaci più titolati a valutare le esigenze della mobilità e quelle legate alla sicurezza dei cittadini. Al centro la circolazione è regolata a Bologna, dove da qualche giorno il limite è stato fissato a 30 km orari tra le proteste di volontari delle ambulanze, tassisti, corrieri. Fortemente critico il MIT, nella cui nota si legge che le deroghe 50 km orari per i centri urbani possono essere previste solo per singole strade o tratti di strada, laddove sussistano determinate condizioni oggettive. In ogni caso, il Comune deve motivare la deroga, prosegue il Ministero, che specifica con alcuni esempi i limiti di velocità, ossia laddove ci siano tratti di strada con ingressi di asili, scuole, parchi di gioco, uscite carrabili da fabbriche e stabilimenti, mentre l'imposizione generalizzata di limiti di velocità eccessivamente ridotti potrebbe causare intralcio alla circolazione, essere addirittura dannosa sotto il profilo ambientale. Bocciata dunque l'ordinanza del Comune di Bologna dal Ministero guidato da Matteo Salvini, che oggi ha ripetuto che i 30 km orari generalizzati non sono coerenti con il codice della strada, durante un video collegamento con il sindaco Matteo Lepore. Negli Stati Uniti adesso Donald Trump vince le primarie anche in New Hampshire. La sfidante Haley non si dà per vinta, ma le chance che sia lei la candidata repubblicana alle elezioni presidenziali sono basse. Pier Achille Dolfini. Sembra sempre più spianata la strada di Donald Trump verso le presidenziali di novembre. Il tycoon vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire, andando ben oltre il 50% nel confronto con l'unica sfidante rimasta in corsa, Nikki Haley. Ma l'ex ambasciatrice all'ONU non si arrende all'ipoteca di Trump sulla corsa alla Casa Bianca. Non è uno sprint, ma una maratona. Il New Hampshire è il primo stato della nazione a tenere le primarie, non l'ultimo, dice, pronta a battersi perché la sfida non sia anche questa volta Trump-Biden.
Biden. Là lei si prepara al confronto nella sua South Carolina, dove i sondaggi la danno in forte svantaggio, almeno di 30 punti sullo sfidante. Un voto dunque abbastanza cruciale, perché se dovesse perdere in casa la sua corsa rischierebbe di finire consacrando definitivamente Trump. Avanza anche il cammino di Biden, che proprio in South Carolina ha vinto nettamente le primarie democratiche, anche se il suo nome non era nella scheda per un ritardo nella presentazione della candidatura. Con la campagna Write In, i suoi sostenitori hanno invitato gli elettori a scrivere lo stesso il nome di Biden sulle schede, facendolo così trionfare sullo sfidante, il deputato Dean Phillips, che ha incassato circa un quinto dei voti. Rientriamo in Italia. Si è chiuso il Consiglio Episcopale Permanente. I vescovi esprimono preoccupazione per le guerre in corso. Necessario educare alla pace, dicono. Nicola Ferrante. Offrire parole di speranza e di pace a un mondo in guerra, lo chiedono i vescovi a conclusione del Consiglio Episcopale Permanente. Qual è la preoccupazione dei vescovi per la situazione internazionale? Penso all'Ucraina e al Medio Oriente. È una preoccupazione grande, perché ci troviamo di fronte a conflitti che tendono a saldarsi e che provocano tanta morte, tanta sofferenza, tanta anche incertezza verso il futuro. Servono operatori e artigiani di pace. Dal linguaggio alla corsa al riarmo, nota il parlamentino Cei, si diffonde una cultura del conflitto. Tanto più l'uomo vive dentro circuiti chiusi, tanto più diventa violento nei confronti di chi sembra contrastare la sua ambizione o il suo cammino. E allora la nostra responsabilità è di dare speranza, così come emerso nella introduzione e poi nel dialogo. Dare speranza significa aprire gli orizzonti, evitare l'idolatria di sé. Sarà Papa Francesco a presiedere la messa conclusiva domenica 7 luglio a Trieste della 50ª settimana sociale dei cattolici, presentato il calendario degli appuntamenti del giubileo affidati a un delegato diocesano. Proposta una versione italiana del rito di istituzione dei catechisti, stabilito il tema dell'Assemblea dei Vescovi di maggio sulla ricezione della fase sapienziale del cammino sinodale. Annunciate due assemblee sinodali, Vescovi e Popolo, una a novembre 2024, l'altra ad aprile 2025. Infine la riflessione su Fiducia Supplicans, la dichiarazione sulle benedizioni alle coppie regolari, ha ribadito che l'orizzonte è quello della misericordia, ma non ammette alcun tipo di rito liturgico. A proposito di pace, la chiave per garantirla è l'istruzione, lo scrive il presidente Mattarella in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione. Clara Iatosti. È uno dei temi più cari al Presidente e quest'anno si intreccia con la pace. Nella giornata internazionale dedicata all'educazione, Sergio Mattarella sottolinea in un messaggio l'obiettivo e la sfida urgente di un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva per tutti, che la comunità internazionale si è impegnata a realizzare entro il 2030. In questo scorcio di 2024, il titolo Imparare per una pace duratura, secondo il Presidente, indica la strada per affrontare l'ondata crescente di conflitti, violenza, intolleranza e incitamento all'odio, cui continuiamo ad assistere. L'educazione, sostiene il Capo dello Stato, è la chiave per capire il valore di ciascuna persona, la ricchezza offerta dal pluralismo, l'inviolabilità delle libertà fondamentali. All'alba del terzo millennio e l'incipit del suo messaggio, centinaia di milioni di bambini ed adolescenti ancora non hanno l'opportunità di iniziare o completare un percorso scolastico. La povertà, le guerre, i divari sociali e i diritti negati, prosegue il Presidente, sono fattori che ostacolano l'accesso all'istruzione. Questo accesso deve essere un obiettivo centrale delle istituzioni. Il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Nel testo Bergoglio sottolinea le opportunità e i rischi connessi alle tecnologie. Rita Salerno. La rivoluzione digitale richiede di crescere insieme, in umanità e come umanità, lo sottolinea Papa Francesco nel messaggio per la 58ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che sarà celebrata il prossimo 12 maggio. Nel testo diffuso oggi, il pontefice approfondisce opportunità ed anche rischi connessi all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie che stanno profondamente mutando il panorama informativo. Un cambiamento che impone
propone un salto di qualità per rispondere alle esigenze di una società multietnica e multireligiosa. Con il pensiero al mondo del giornalismo, Francesco riconosce che l'intelligenza artificiale potrà contribuire in maniera positiva solo se non annullerà il ruolo del giornalismo sul campo. Quanto ai social media, strumenti che nelle mani sbagliate potrebbero aprire scenari negativi, il Papa invita ad agire, così come ha suggerito nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2024, individuando modelli di regolamentazione etica, nella consapevolezza che sta all'uomo decidere se diventare cibo per gli algoritmi o nutrire di libertà il proprio cuore. Nasce oggi l'app Play 2000, una piattaforma semplice e gratuita dove vedere le news del TG 2000 e usufruire dei contenuti dei programmi di TV 2000 e in Blu 2000. L'applicazione può essere scaricata nei principali app store. Sentiamo Daniele Bungaro. Si chiama Play 2000, è la nuova app di TV 2000 in Blu 2000. Nasce oggi nel giorno della festa di San Francesco di Sal, patrono della stampa cattolica. Presentata in anteprima ai vescovi italiani riuniti a Roma per il Consiglio Episcopale Permanente. È una piattaforma over the top, semplice, intuitiva e gratuita, a portata di smartphone, tablet, smart TV e computer. Si scarica in un click da tutti gli app store. All'interno si possono vedere e rivedere contenuti video e audio. Ci sono le dirette, i video on demand e i podcast. E poi ancora l'informazione del TG 2000, programmi, documentari e film. Entriamo pienamente nella quella che viene definita l'ecosfera digitale e cerchiamo di esserci al pari degli altri, parlando i linguaggi, usando i codici della contemporaneità, senza trascurare le telespettatrici e i telespettatori che finora ci hanno seguito, ma guardando anche a un pubblico più giovane. Un'app studiata nei dettagli, così come la scelta del claim. Il claim in ogni luogo arriva dal catechismo di San Pio X e quindi veramente potranno seguirci, ascoltarci in ogni luogo. Ci prendiamo una pausa tra poco. Entriamo in studio con un'ultima notizia. Gli Houthi hanno lanciato 3 missili contro 2 navi nel Mar Rosso. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale USA, John Kirby. Era l'ultima notizia, vi lascio al meteo. Vi ricordo che l'informazione del TG 2000 torna alle 20:30. A più tardi.